Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Almagix e oggi sono pronto per portarvi una magia davvero super super interessante e potente. Questa magia addirittura ha ingannato Penn & Teller, quindi è davvero super interessante. È una magia automatica, quindi finalmente una magia leggermente diversa rispetto agli ultimi contenuti portati sul canale. Quindi se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, importantissimo, per voi sarà completamente gratuito, sarà iscrivervi al canale. Quindi date un attimo giù un'occhiata, mettete un attimo in base al video, vedete se siete iscritti, quindi se non lo foste fate un click, poi casomai vi potete anche cancellare successivamente, però per me è davvero molto molto fondamentale. Invece per i vostri acquisti magici come mazzi di carte, libri, tappetini, monete, DVD eccetera eccetera, potete farlo sullo store mymagic.it, store di magia online italiano e svizzero, dove potrete avere dei prezzi davvero molto vantaggiosi a livello italiano e anche europeo. Inoltre con il codice sconto Almagix avrete un ulteriore sconto del 10%, quindi approfittate, date subito un'occhiata per vedere quanto risparmiate. Ma adesso so che state fremendo perché la magia è davvero molto interessante, quindi passiamo subito alla performance e poi al nostro tutorial. Ciao Giusy, ciao ragazzi. Allora, come vedi, oggi utilizzeremo questo mazzo di carte che mi servirà non proprio per eseguire un effetto di magia, ma un vero e proprio, diciamo, ritrovamento e una risoluzione di un mistero. Perché noi abbiamo qui i nostri quattro re che si sono persi all'interno del mazzo di carte e hanno bisogno del tuo aiuto per riuscire, diciamo così, a ritrovare la loro via. Allora, dovrai per ogni re dirmi un numero dal 10 al 2. Ok. In base a quel numero prenderemo tot carte corrispondenti. Inizierò a fare un conteggio a ritroso e quando ti sentirai tu mi dirai stop. Ok. Ok, proviamo. 10, 9, 8, 7, stop. 6, 6. Sì. Queste le scarte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secondo re, 10, 9, 8, 7, 6, 5, stop, 4, sì. Ok, queste le scarte, quindi 1, 2, 3, 4, terzo re, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, queste le scarto. E quindi 1, 2 e 3. Per finire 10, 9, qui, sì. Ok, 9. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok. Come ti dicevo, questi re erano persi, dovevano ritrovare la loro via e hanno avuto bisogno del tuo aiuto per ritrovarla. Devi sapere che nonostante tu mi abbia fermato su delle carte completamente casuali, sul re di picche avremo la regina di picche, il re di cuori avrà la regina di cuori, il re di fiori la regina di fiori e il re di quadri la regina di quadri. Perché, come si suol dire, un uomo non è nessuno senza la propria donna. Ma come? Però questo... Ti dicevo che non è solamente un ritrovamento misterioso, ma anche un ritrovamento magico. Perché solitamente le carte per eccellenza in una magia sono i quattro. No, vabbè! Ah, sì. Assurdo, no? Come abbiamo completato tutti i reali. Ma in realtà no, mancano i jack. Devi sapere che abbiamo qui jack. Cosa? Sei riuscita a ritrovare esattamente nel punto esatto tutti i reali, come puoi vedere, corrispondenti, seme per seme. E quindi il ritrovamento adesso è compiuto, i nostri re, grazie al tuo aiuto, sono riuscita a ritrovare le loro carte, i loro reali. Grandissimo! Ti è piaciuta? Wow! Ok, allora, noi adesso passiamo al tutorial, tu ti vuoi protrarre? No. Ok, preferisco quindi rimanere, rimarrai con dubbio. Questo dubbio. Noi invece passiamo subito al tutorial, vi do giusto il tempo di iscrivervi al canale e di ringraziare Santi Marsilla per questo bellissimo tutorial da cui ho preso ispirazione e tra l'altro ringrazio per il lavoro che sta portando, per le magie che comunque suggerisce.
prepariamo il mazzo. Tutto quello che dobbiamo fare è prendere un mazzo da 52 carte, quindi non ne deve mancare nemmeno una. Mettiamo i nostri 4 re in disparte e utilizziamo le carte in questo modo. Asso, regina, asso, regina, asso, regina, asso, regina. I 4 jack ci serviranno dopo, così come i 4 re. Quello che dovete fare è davvero semplicissimo. Intanto vi dovete ricordare la sequenza. Quindi picche, cuori, fiori, quadri. Picche, cuori, fiori, quadri. Picche, cuori, fiori, quadri. Poi se voi volete impostare questi reali in altre posizioni, insomma, ricordatevi il seme di posizionamento. Allora, mettiamo queste carte da parte e andiamo a vedere un po' cosa fare. Bisognerà contare 9 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E andare a disporre, per come vi ho detto prima, asso e regina in cima. Quindi poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Asso e regina in cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi asso e regina in cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Asso e regina in cima. Sul finale mettiamo i nostri 4 jack esattamente sopra. Per terminare, ovviamente dobbiamo inserire i nostri 4 re in 4 posizioni casuali del mazzo, così che stendendoli al nastro avremo queste carte che fuoriescono in questo modo. Prima di proseguire, per questa magia ho utilizzato questo mazzo di carte, che sono le Dan and Dave, in questo caso un colore azzurro. E questa è la scatolina. Ovviamente utilizzando il codice sconto alle Magix avrete uno sconto immediato del 10%. Vi ricordo di seguirmi, quindi di iscrivervi al mio canale e al canale di MyMagic, perché spesso e volentieri facciamo delle offerte pazze, come l'ultimo uscito per Pasqua, dove abbiamo regalato a chiunque, senza alcun tipo di vincolo, un mazzo di carte Nightclub di Alessandro Parabiaghi, e ne abbiamo davvero dati tantissimi. Era sullo store a 0 euro, quindi ciò che avete pagato è stata solamente la spedizione. Quindi questo era solamente un piccolo gesto per ringraziarvi della vostra fiducia e appunto di seguirci costantemente. Allora, fatta questa piccola premessa, questi ringraziamenti ulteriori, abbiamo tutto per poter cominciare. Vediamo un po' alcune sottigliezze. Stendendo il mazzo di carte in questo modo e prendendo queste carte appunto dal dorso, creerà un ricordo distorto al nostro spettatore che noi stiamo prendendo queste carte disperse. In realtà sono già belle preparate, perché la psiche umana funziona in questo modo. Ovvero più c'è caos e più lo spettatore sarà stupito e meravigliato. Come avete visto, io con Giusy ho fatto tutto step by step, ho fatto una rivelazione alla volta, perché in questo modo lo stupore andava sempre crescendo, perché dopo la prima rivelazione ci siamo ritrovati una seconda rivelazione e poi per finire i 4 jack. Allora, come visto in performance, lo spettatore si dovrà fermare dal 10 al 2, e questo deve essere per forza, perché in questo modo avremo la possibilità di posizionare anche una carta a terra che poi sarà il nostro asso. Quindi 10, 9, 8, 7, stop, queste le mettiamo da parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, queste le scartiamo. 1, 2, quindi deve essere almeno 2. 10, 9, 8, stop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e poi per finire 10, 9, 8, 7, 6, le scartiamo, e quindi 1, 2, 3, 4, queste le tolgo, 5, 6. A questo punto dovreste avere 4 carte che saranno esattamente i nostri 4 jack, quindi questa sarà la regina, regina, regina e regina corrispondente, stupore. Aspettiamo un attimo, e quindi poi asso, 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 asso. Sul finale, dopo che il gioco è praticamente concluso, diremo che abbiamo anche i nostri 4 jack per completare le figure reali. Quindi questa era una magia secondo me davvero molto interessante. Ringrazio tutti quelli che mi seguono sul mio canale, che seguono Giusy se volete sul suo canale, perché anche lei adesso ha un canale YouTube, che vi ringrazia e vi saluta. Ciao ciao! E noi ci vediamo prossimamente ad un nuovo video.